Signori, bentornati sul canale. Oggi hanno aggiornato le tier list su Zone e ci mancano pochissime ore all'inizio della nuovissima season, le nuovissime spot, e speriamo anche alla patch, che penso che dovrebbe essere qualcosa di allucinante. Prima di iniziare vi ricordo come sempre un'iscrizione al canale per il maggior supporto possibile, e vi ricordo che qui sotto c'è il gruppo Telegram. Entrate, raga, così domani andremo ad aprire in live tutte le vostre spot per poter provare Tena. Trovare e provare Tena, sì. Il mazzo è questo qui, no? Guardate quanto è bello. Prima di fare una spiegazione rapida del mazzo, io vorrei flexare una roba. Eccolo qui. Guardate, finalmente ci sono riuscito. L'ho portato gold con le bollicine verdi. Ci ho voluto tipo 6 split ed è passato direttamente da gold. Cioè da gold, com'è che si chiama sta roba? Prisma? Ok, da prisma a gold. Non mi ha dato link. E pensate che Jeff è la mia seconda gold. Io ne ho veramente poche di gold. Ma per questo, perché guarda dai, quante volte ti ho dovuto splittare. Immaginate quanti redi ci sono su un solo Jeff. Però non ci interessa questa roba. Allora, il funzionamento del mazzo, raga, si basa prettamente sull'andare a giocare Tiena Mora, ma anche Scar. Abbiamo delle touch card importanti, abbiamo Luke Cage, Enchantress, la Quake, Shadow King, ma abbiamo anche Crossbones e la Mary per il funzionamento di Scar, appunto. Ma la Namora, se riusciamo a farla su una Nocturne, ma anche sulla bellissima Cap Marvel, in qualche modo non andremo a scontare ancora di più il nostro Scar, e in qualche modo possiamo giocarlo o a 2, ma sarebbe un sogno giocarla a 0. Quindi andiamo a provarlo e vediamo se merita la posizione di top tier attualmente su Zone. Primo match, 3780, va bene, andiamo avanti. Abbiamo Cannonball dal lab, è la prima volta che io vedo Cannonball che mi dà dal lab. Penso non me l'ha mai dato in tutta la mia vita. Vieni Bugola. Non lo so cosa pensare del mazzo, però, perché si gira, perché ci ho fatto 2-3 game, vabbè, Carnage tempo, fate, guarda come sono combinato. Gira. Però lui è un destroyer, ok, è vero, c'erano le settimanali da fare nella cosa, di distruggere le carte, io ancora non l'ho fatto. Oh, bello Nocturne. Nocturne intanto si sposta, ricordatevi che Nocturne, se si sposta per fatti suoi, la potete rispostare ancora una volta. Cancun. Vabbè, sai, Cancun non è per niente male, se noi vogliamo andare a vincere due location. Possiamo giocare la Mary, possiamo giocare Namora. Sinistra il turno 5. E poi chiuderla, abbiamo Enchantress, Quake. Ma pure la K potrebbe essere worth. Anche se invece di fare la Mary per andare a 15, io farei la K. Capito? Farei la K, anche perché noi non ci abbiamo Luke Cage attualmente per la Mary. Ok che ci abbiamo Enchantress, però poi, cioè, capito? È tutta tattica. Ah, Namor del Lab gli ha dato il ragazzo. Va bene, molto bene. Namora. E ci butta via Shadow King. Va bene, oh. Ok. Però nel senso, turno 6 lui come fa? Lui c'ha Steadura 1. Perché c'ha Steadura 1? C'ha Killmonger. È un destroy con Steadura. Interessante sta roba. Allora, noi che cosa potremmo fare? Potremmo fare Cannonball comunque qui noi. Potremmo fare Cannonball. Facciamo Nebula. No, Nebula non qui magari. Buttiamo Nocturne qui. E facciamo Nebula. Ma io uno snappettino lo farei. E su Cancun non dobbiamo andare a giocare, capito? Poi c'è la K che si sposta. Cioè, teoricamente questo game è mezzo vinto. Sasquatch. Steadura. Ok. Lì. Capito? E abbiamo vinto la partita. 4 cubettini. Ok, Nebula, poi c'è la K che non si sposta neanche. Vinciamo per differenza, perché Cancun ci ha regalato la vittoria. Non è che avremmo vinto ugualmente, capito? Perché, cioè, fosse, non ci fosse stata Cancun, si sarebbe spostata la K. Capito? Quel più 5 di forza che dà Namora a Nocturne e alla K, che vanno tutte e due a 10. Cioè, raga, è un qualcosa di incredibile. La K è una carta che si sposta a 10, capito? Cioè, non quel 10 di forza ti può cambiare completamente tutto il game. E tra l'altro, penso che questa sia stata la season che ho più giocato. Infatti, volete vedere da qua. Cioè, io non ero mai arrivato... Cioè, mi ero fermato, tipo, a volte pure a 10.000, perché non... Io non per il cazzo di giocare. Però questa season, bene o male... Bello che si è sprecato subito Cannonball, la Quake. Speriamo di non pentircene per la Quake. Laboratorio mi ha autorizzato, va bene, oh. va bene, ci sta. Allora, possiamo fare armor al buio. Però possiamo anche buttarlo qui, visto che abbiamo tutto questo gap.
dai. Poi turno 3 possiamo fare Nocturne qui. Bene, la White. Possiamo fare Nocturne qui su Sagar. Poi turno 4, magari la Mary. In questa partita non possiamo fare Namora, mi verrebbe a dire. Ok, Nocturne. Ok, Nocturne, va bene. E potremmo anche pensare... Turno 4, turno 5, ma lui è più veloce di me. Capito? Io potrei fare tutta sta roba. Proviamo. No, ma è più veloce, è più veloce, è più veloce di me lui. Lui ci avrà già subito il profix da poter usufruire. Lo farà su Sagar. Probabile. Beh, vediamo. E lui comunque deve posizionare. Esatto, profix. Ok. Ora. E per essere possiamo intanto buttare Namora. Pastazze, capito? Poi ci prendiamo la carta del Raft. Il laboratorio miniaturizzato noi possiamo giocare. Andremo a giocare... oddio. Ma il problema è che la Mary non la posso giocare perché si prende il meno uno crossbow. E giochiamo Scar, dai. Non riesco a farlo scontare ancora. Però la big play poteva essere Nocturne, capito? Però intanto ci prendiamo un bell'ulk. Dici War Machine, dici Kitty Pride. Però dici tu, ce l'avrai in finale in mano? Io penso di sì. Io penso di sì. Certo è che se lui mi gioca in finale... Cioè è un 50-50, perché se lui mi gioca in finale da qui, io penso che lo faccia qui. Penso che lo faccia lì. Andremo a giocare così. Impazzisco, frate, impazzisco, impazzisco. Che fai? Come sei palese. Lo abbiamo vinto il game. Sì, frate. Il 50 e 50 è andato bene, fortunatamente. Guarda che bello Hulk con Scar lì in mezzo. E olè, e ci andiamo a 715. Oh, la hittiamo sta 700 di posizione. Bello 100. Ok, guarda, ancora devo fare le missioni con l'infinato, frate. Questo è il funzionamento del mazzo. Tutto qua, tu vai a giocare carte potenti con Armor come copertura da un eventuale Shang, oppure Nocturne e la Cap con Namora. Io vorrei utilizzare Namora comunque, non l'abbiamo utilizzato in due game. Però, vedete, cioè il mazzo ha Namora, ma non è che si basa su Namora. Come per esempio un Wong con Odino. Ah, ok. Facciamo Armor, ci abbiamo gli hookage da fare anche la Mary. Abbiamo la curva. Però Luke Cage fare dal turno 3, insomma, io non lo voglio mai rischiare Luke Cage subito. Esatto, Nocturne, fortunatamente Nocturne, fortunatamente Nocturne. Poi ci abbiamo la Mary da giocare. Turno 5 possiamo fare Quake, Luke Cage. Vedi, vedi che bella curva che c'ha sto mazzo. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Elsa Blossom, ok. Distruggi gli White Hot Room. Bello lì, la base di Lost Diablos che mi sente, cazzo. E abbiamo crossbones da fare, abbiamo la Mary da fare. Io non la rischierei la Mary però. Oddio sì, la farei qui. Wells, magari. E poi crossbones lo possiamo fare al centro. Volendo sì, volendo sì. Vai. Turno 5 possiamo fare o Namora, se ci esce. Oppure possiamo anche andare a giocare Scar. Vabbè. Ok, buono. Buono. Per location mezzo che ce la possiamo cavare con uno Shadow King. Mezzo. E Luke Cage Shadow King mi verrebbe da fare. Così che magari ci abbiamo anche lo spazio libero di fare crossbones noi. Però la K la volevo fare. Vabbè. Facciamo così, è vero che lui c'è un altro Sage. Però, frate, come faccio a non giocare a sta play? Ok. Ok, 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 ok. Perfetto. Olè. Allora, possiamo andare a giocare crossbones qui, per assicurarci la location. Nocturne. Quake. Capito? Io non so se qui basta però.
Io metto 18-21. Praticamente non basta. Praticamente non basta. Anzi. 1-2. 1-2. Mi sa che non basta, però. Perché lì c'è Sasquatch. Lì c'è Mockingbird. Non basta. E mi avremmo perso ugualmente con tutte le giocate che volevo fare io. Cioè, la play doveva essere tipo Nocturne qui, con tanto di Quake, ok? E poi Crossbones qui per vincere. Ma c'è Sasquatch e Mockingbird, è un turno molto forte. Quello è un bel mazzo. Quello è un bel mazzo. Quello è un bel mazzo, sì, è riuscito a chiudere tutto con la Mockingbird e Sasquatch, ci ha fatto anche doppia Sage, capito? Ha girato meglio il suo mazzo. E un cettallo, devi starci e andare avanti, capito? Non è che ci ha briccato, il mazzo fino adesso per game, questo è il quarto, non ci ha briccato per niente. Ok, potevamo pescare in qualche modo la mora. Esatto, per l'appunto, eccola qui. Allora, Nocturne, Luke Cage. Facciamo Nocturne qui. Facciamo Nocturne qui, poi abbiamo la cappa da fare. Peccato l'X Mansion. Peccato l'X Mansion. Perché avevamo la play, avevamo la cappa al centro, avevamo la Nocturne a destra e potevamo fare una mora sulle muria, capito? E invece possiamo fare Mister che prende Ant-Man. Comunque, da rivedere. Possiamo farlo ugualmente quello che volevamo fare. Possiamo fare la cappa, possiamo fare una mora. Abbiamo Scar, io snapperei perché abbiamo la combo in mano. Cioè la combo del mazzo ce l'abbiamo. C'è una mora a sinistra. Poi abbiamo Scar a 2. E abbiamo Luke Cage in qualche modo, metti che se ci serve. Poi abbiamo anche Kitty Pryde. Sarebbe ottimo anche Shadow King per quello, per quel saspottino, sai. Oppure un Enchantress, magari. Vediamo. Oppure possiamo chiuderla con Scar e Crossbones, capito? Che non è una brutta play. Ecco lì, a posto. Amora, abbiamo Shadow King, eh? Molto bene, abbiamo Shadow King. L'unica cosa è che Crossbones dobbiamo vincere una location per andare a giocare. Molto bene. Ok. Ora, abbiamo la Quake. Abbiamo Crossbones, abbiamo Scar. Lui cosa potrà andare a fare qui? Potrà fare Onslaught qui per vincere il game? Sì. A me verrebbe da fare Crossbones, Scar. Magari Crossbones qui e Scar qui. In qualche modo la destreggi. Poi c'è la K che si sposta. C'è Nocturne, la possiamo spostare, ma io non la sposterei. Io non la sposterei. Però, teoricamente, qua abbiamo vinto per forza. Guardate come fa a venirmi su 19 punti. Prova. Capito? Vinciamo per la cap. La cap. La cap. La cap. La cap. Non so se ho reso l'idea di quanto è forte la cap a 10, raga. Cioè, è follia. Sprite Fox, ragazzo, vieni, dai. Che cosa sei? 3747 Kamartash. Bello con Namora. E ce l'abbiamo in mano. E ce l'abbiamo in mano. E ce l'abbiamo in mano. Vediamo intanto che mazzo è l'avversario, così poi uno snappettino glielo farei. Big House. Ostico. Ostico, Big House. Vedi una Quake, ma la Quake me la terrei come Shadow King. Capito? Perché Big House posso fare robe. Angela. E vedi perché Shadow King è forte? Vedi. Grand Central. Luke Cage. Luke Cage. Abbiamo Luke Cage da fare qui. Abbiamo la K da fare su Grand Central. Abbiamo da fare Namora. Capito? È una big play. Una big play. Io snapperei. Io snapperei, guarda. Io snapperei. Vediamo se ci abbiamo la prima. Puoi tornare dove sei venuta, Silk. Esatto. Abbiamo anche la prima da fare. Abbiamo anche la prio Namora. Poi
Poi abbiamo Shadow King da farglielo su Angela. Volendo. Abbiamo Scar a 2. Abbiamo Crossbones da poter giocare. Vediamo cosa mette Grand Central. Magari un Armor. Capito? E la chiudiamo. È una big play questa. Una big combo. Madonna mia. Sto curioso. Anche perché Cage va a 12. È vero, a 13. Cioè quel più 1 non so perché non l'ho aggiunto. La K va a 15. La K va a 15. Una 4-15. Hai capito? Che giochi tu? Guarda. Guarda che spettacolo. Else. Ok. E poi tu la concludi con Spider-Man. Vabbè, non è importante quello Spider-Man, ok, Angela. Ah, mi ha fatto un bel viaggetto comunque. Allora, che cosa metti? La Quake. Mamma mia, c'aveva Shang. Mamma mia, c'aveva Shang. È calmo, eh. Adesso come fai a vincere? Eh sì, lo so, lo so. Lo so. Tra l'altro, bellissimo gold. Uno. E lasciamo tutto in mano alla K. Lasciamo tutto in mano alla K. Ma si ritira perché, frate, non aveva possibilità di vittoria. Altri 4 cubetti. Vai. E olè, hittati anche i 700. 684, a posto. Questo mazzo mi ha convinto, ma proprio grande. Grande. Signori, se avete fatto i temerari e avete aperto per le spot in amore e fa parte della vostra collezione, costruitevi questo mazzettino perché vi divertirete. Vi divertirete veramente tanto.